Allora, caro Stefano, abbiamo detto vari generi che si intrecciano, che si fondono e danno luogo a questo sound così multietnico. A mio parere, rock, blues, swing e funky, R&B e latin. E questo è un tentativo di essere originali, come dici tu, spaziando attraverso tanti generi, però mantenendo sempre ben salda un'identità, no? Perché poi è questo, secondo me, il fil rouge, diciamo, che unisce l'identità dei Fleetwood Mac, che permette loro di rimanere sempre integri e coerenti e nel tempo, scavalcando tutte le mode. Sì, diciamo che noi non ci curiamo minimamente della moda, della tendenza del momento, ci può interessare marginalmente. Quello che ci interessa è cercare di fare musica buona, di farla mescolando più generi possibili e anche di dare dei contenuti dentro la musica, appunto di parlare di quello un po' che succede nel mondo e di non chiudere gli occhi di fronte a quello che succede nel mondo, diciamo. Come appunto accade in Revolution Blues, stavamo dicendo. Sì, che Revolution Blues è un brano che un po' cerca di fotografare quello che è stato l'ultimo paio di anni in giro per il mondo. C'era una ribellione che poi abbiamo assistito a una ribellione un po' da tutte le parti del mondo, purtroppo poco in Italia, però abbiamo visto, non so, in America occupare Wall Street, a Londra occupare la City, poi vediamo quello che sta succedendo in Spagna, in Grecia, è un po' una ribellione del popolo contro lo strapotere delle banche. Certo, e come dicevamo, poi scherzando ma neanche troppo, qui si vendono telefoni a svariate centinaia di euro come se fossero panini, no? Quindi ci si mette in coda per appropriarsi dell'ultimo modello e quello pare essere poi il pensiero di ognuno, quando invece magari ci sarebbe da lottare per i diritti, no? Molto triste infatti quello che succede in Italia, perché a parole tutti quanti sembrano arrabbiati di questa situazione, del fatto che c'è la crisi economica, del fatto che si perdono un sacco di posti di lavoro, della precarietà dei giovani nel lavoro, però purtroppo questo a parole, perché poi nei fatti purtroppo quando si fanno delle manifestazioni di piazza non siamo così tanti, e invece quando appunto esce fuori un telefonino nuovo c'è la fila che blocca il traffico. Questo è un po' triste, questo è molto triste, diciamo, forse questo è il risultato di vent'anni di berlusconismo. Sì, con lo sfondamento culturale delle persone. Beh, le TV di Berlusconi in effetti hanno contribuito, se non addirittura dato proprio l'avvio a questa ondata, a questa fiumana di valori caduchi, no? Di questa scala di valori totalmente scombussolata, per cui adesso magari abbiamo perso parecchio di quella, troppo, sì, di quella forza che avremo, e questo non promette nulla di buono. E dunque, io vedo tra le varie cose che voi avete fatto anche una bellissima esperienza che ha coinvolto Guido Davino, un regista teatrale alternativo, così lo definisci. Sì, nel 98 abbiamo realizzato insieme a Guido Davino una messa in scena dell'Agamennone in chiave rock, secondo la traduzione pasoliniana. Questo perché questo regista, Guido Davino, gli era stato commissionato all'apertura di un festival di teatro indipendente che si chiamava Riviere d'Ulisse, che purtroppo non è terminato, non lo fanno più, e questo festival teatrale che si svolgeva in un posto fra l'altro meraviglioso, il tempio di Giove Anzio sopra Terracina, gli avevano commissionato l'apertura, cioè avevano commissionato per l'apertura la trilogia di Eschilo, una delle tre tragedie la faceva Michele Placido con le Irini, e invece a Guido Davino hanno commissionato l'Agamennone e lui ha avuto l'idea di farla in versione pasoliniana, quindi con la musica rock, e ci ha coinvolto in questa esperienza che è stata bellissima, devo dire. Che purtroppo però, di cui purtroppo non esiste cassetta, e sì, esiste una cassetta. In video di questa messa in scena che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto due repliche all'apertura di questa rassegna teatrale, poi abbiamo fatto altre due repliche al Teatro di Torbella Monaca e poi abbiamo fatto altre due repliche al Teatro Colosseo qualche mese dopo, che fra l'altro è stato secondo pure Rai 3 e Telegiornale Regionale a riprendere e a fare un servizio sulla replica del Teatro Colosseo. Era una bella esperienza perché appunto abbiamo messo in scena
questa tragedia greca, anche abbastanza difficile e pesante da mettere in scena, con la musica come elemento fondamentale, diciamo un po' come nella tragedia greca c'era le parti del coro, ecco, le parti del coro le faceva la band con la musica dal vivo.